grazie. تكلمنا كمان عن سبل دعم العلاقات الاقتصاديه بيننا وبين ايطاليا وبيننا وبين الاتحاد الاوروبي. Abbiamo affrontato anche la questione del sostegno dell'Italia e dell'Unione Europea al nostro paese. انا مره ثانيه برحب برئيس الوزراء الايطالي. Ancora una volta do un caloroso benvenuto a sua eccellenza il primo ministro e il presidente del Consiglio dei Ministri. وبشكره على تعاونه معنا. E ringrazio sentitamente per la cooperazione con noi. نتطلع الى دور ايطاليا في الاتحاد الاوروبي. Augurando un buon lavoro e grande successo nella presidenza italiana dell'Unione Europea. Grazie signor presidente Sisi per la sua accoglienza. شكرا لفخامة الرئيس سيسي على حفاوة الاستقبال. E per la profondità dell'analisi che aiuta l'Italia e l'Unione Europea a giocare un ruolo più attivo e più forte per la stabilità, la crescita e la pace. Se non c'è una capacità di guardare al Mediterraneo in modo diverso, l'Europa è debole. Ma se non c'è un ruolo forte dell'Egitto, non c'è spazio di discussione nel Mediterraneo. Dunque noi abbiamo non soltanto il piacere e l'amicizia di una storica collaborazione tra i nostri due paesi, cruciale per la stabilità dell'area e per il futuro delle nuove generazioni. In modo molto sintetico, l'Italia appoggia la proposta egiziana per la risoluzione della crisi nella striscia di Gaza. È l'unica possibilità per uscire dalla crisi. E accanto a questo faccio mio l'appello dei altri colleghi di queste ore per l'immediato rilascio del soldato israeliano che è stato rapito ieri. L'Egitto e l'Italia sono i principali vicini della Libia. Noi abbiamo il mare nel mezzo, ma questo non impedisce, come sappiamo, di avere una storica vicinanza alla Libia e anche il dramma dell'immigrazione che quotidianamente si presenta sulle nostre coste. Ma prima dei motivi culturali o economici, prima dei motivi legati all'immigrazione, noi condividiamo il rischio della instabilità della Libia sulla base dell'analisi che il Presidente ha fatto. E dunque la lotta contro il terrorismo non può che essere portata avanti insieme al Presidente e al governo e al popolo egiziano. E infine, non perché sia l'ultimo, ma perché lo abbiamo affrontato come cosa naturale, la collaborazione e cooperazione economica tra i nostri due paesi. Io immagino quello che accadrà nei prossimi 10 anni se riusciremo a stabilire pace e serenità in quest'area del mondo. Immagino investimenti italiani in Egitto e presenza reciproca, perché l'economia egiziana sarà in grado, una volta uscita dalla fase di difficoltà, di essere un partner fondamentale.